È il capostipite dei robot al servizio della medicina, creato nella Silicon Valley americana nel 2000, e da allora col Da Vinci si sono fatte migliaia di operazioni ad alta specializzazione. I risultati sono stati presentati a Milano, ce ne parla Maura Tanna. Il volto della Gioconda, un pennello che con ironia regala un bel paio di baffi rossi alla signora più celebre al mondo. È un gioco, ma serve a far capire ai medici quanto oggi un robot possa riuscire a muoversi con precisione e sicurezza. È una delle ultime frontiere della chirurgia mininvasiva e il Da Vinci, tecnologia statunitense, è uno dei protagonisti di questa rivoluzione che aiuta chirurgo e paziente. È senz'altro utilissimo per il paziente perché è una tecnica mininvasiva, ma per il chirurgo perché c'è una magnificazione della visione in 3D e anche le suture, i movimenti, qualunque cosa è ingrandita in modo tale che gli errori siano ridotti al minimo. A Milano lezione di robot, i quattro bracci si muovono delicatamente, pilotati dal docente alla console. Grande vantaggio della chirurgia robotica è che In Italia quest'anno il bilancio sarà di 10.000 interventi eseguiti in chirurgia robotica, 64 le macchine in attività, solo a Milano sono già 13. 8 volte su 10 si utilizzano in urologia e ginecologia, con primati mondiali. A Cagliari a luglio, primo doppio trapianto di rene in singolo ricevente. A Pisa, prima asportazione dell'utero attraverso l'ombelico. Credo che l'Italia, che fra l'altro è uno dei paesi che ha un numero maggiore di strumenti robotici, possa essere una scuola per i giovani chirurghi, perché io credo che nel giro di 4-5 anni tutta la chirurgia sarà trasformata in chirurgia robotica.